Prefetto Silvana Riccio, commissario straordinario per la ricerca delle persone scomparse, quante persone scompaiono? Mediamente scompaiono ogni mese circa 1600-1700 persone. Abbiamo una percentuale di ritrovamento però che è del 75-80%, quindi molto alta. Il commissario per le persone scomparse si occupa sostanzialmente, in base a una legge del 2012, di coordinare il sistema della ricerca di queste persone fra amministrazioni, enti e di tenere contatti con i familiari e le associazioni dei familiari delle persone scomparse. Questo perché ovviamente il tema della scomparsa è un tema, come dire, che ha dei riflessi sociali ed etici anche molto rilevanti e mette questi familiari in una condizione di sospensione, perché mentre di fronte ad un lutto, ad una morte accertata, ci si rassegna, di fronte ad una scomparsa si cerca continuamente, no, notizie di questo familiare. Vengono usate, ma come lei sa meglio di me, è vero che ci sono tante telecamere, ci sono alcune telecamere non funzionanti, oppure che lasciano in memoria le immagini per poco tempo, sono le immagini non distinguibili. Comunque, le forze di polizia, e questo è l'altro campo della ricerca, noi abbiamo il campo della ricerca e il campo della prevenzione. Nel campo della ricerca ovviamente noi cerchiamo di trovare le migliori tecnologie più avanzate, di suggerirle appunto nei piani di ricerca per gli scomparsi, come il georadar che c'è della polizia scientifica, come alcuni aerei particolari, droni che identificano, no? Attraverso anche dei colori diversi sulle mappe, la presenza di corpi umani o meno. E quindi è chiaro che l'affinamento nella ricerca c'è stato e c'è continuamente, anche facendo ricorso a tutte queste tecnologie più avanzate. Quanto è importante la tempestività nella denuncia? La tempestività della denuncia è fondamentale, anche perché tenga conto che la maggior parte, i numeri parlano oggi di 62.000 persone da rintracciare, come le ho detto, con una percentuale di ritrovamento in generale del 75-80%. La tempestività è fondamentale perché, soprattutto perché c'è più possibilità di ritrovarli quanto prima si interessano le forze dell'ordine, perché c'è da ripercorrere, no, gli ultimi momenti prima della scomparsa e quindi ovviamente il tempo è una variabile che gioca a sfavore del ritrovamento. Le persone fragili, gli anziani, i minori sono particolarmente colpiti da questo fenomeno. Sì, tant'è vero che noi li definiamo le scomparse allarmanti. Effettivamente ogni caso di scomparsa ha dietro un vissuto e ha dietro, come dire, un'esperienza diversa. Lei ne ha citati alcuni, gliene potrei citare tanti altri. È di stamattina la notizia, per esempio, per dire, visto che siamo in tempo di Covid, di una persona, tra l'altro una straniera, non una cittadina italiana, che stava in un RSA, quindi in una casa per anziani, e che è scomparsa. Pur essendo positiva al Covid. La persona scompare, ma poi molto importanti sono gli avvistamenti, sono, come dire, se altre persone vedono che questa persona si è andata in una certa strada, in un certo luogo, in un bar, e quindi informare le forze di polizia di questi ulteriori spostamenti, che poi chiaramente devono essere tutti verificati, ma questo sta nelle cose, è fondamentale. E dare anche una certezza ai familiari che in realtà, di fronte, come le dicevo prima, di fronte a uno scomparso, non si rassegnano mai, motivo per il quale uno scomparso in realtà si cerca sempre.